appunto faceva riferimento. Per la Regione sarà l'ultimo anno di legislatura. Nuove tensioni tra Forza Italia e il governatore Marco Marsilio. Mauro Febbo è tornato alla carica, oggetto del contendere il rimpasto alias riequilibrio all'interno della maggioranza in virtù di un vecchio accordo post elezioni regionali 2019. La scorsa settimana Marsilio si era già pronunciato dichiarando non se ne parla. La parola rimpasto mi fa venire l'orticaria. Ecco dunque i passi salienti estrapolati dal format settimanale I Fatti e le Opinioni, condotto dal direttore di Rete 8 Carmine Perantuono. Trasmissione a cui ieri hanno partecipato Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle, Vincenzo D'Incecco, capogruppo della Lega, Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico e appunto il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo, che sul cosiddetto rimpasto si è espresso così. Siccome c'era questo accordo e noi gli accordi li rispettiamo, che gli assetti del 2019 non venivano toccati, quindi l'aver il sottosegretario D'Annunzio essere passato da Forza Italia, che prima aveva quindi tre consiglieri, oggi ne è rimasta per un periodo di tempo a due, deve essere sanata. Quindi stiamo con qui oggi abbiamo un gruppo federato, ma che insomma molto di più di federato, perché alcuni consiglieri regionali che fanno parte del gruppo federato di Forza Italia si sono candidati alle ultime politiche del 25 settembre con Forza Italia, quindi il gruppo è passato a 6, insomma potremmo addirittura richiedere un rimpasto generale, ma non lo facciamo perché siamo persone serie, perché rispettiamo gli accordi, però l'interlocuzione per ritornare a quello che era l'assetto del 2019 lo continuiamo a chiedere al Presidente Marsilio. Altro tema centrale, la riforma della legge elettorale regionale proposta dal governatore Marsilio, a cui ha aderito il leader regionale della Lega Luigi D'Eramo. Di contro, forti perplessità ribadite da Forza Italia, soprattutto sul collegio unico regionale. Ci sembra che premi molto le realtà metropolitane, ci sia una penalizzazione troppo eccessiva nei confronti delle aree interne, dei piccoli centri. Basta vedere gli ultimi tre consigli regionali e vedere la composizione, c'è una forte presenza della costa, una forte presenza dei grandi agglomerati, una piccolissima presenza delle zone interne. Quel tipo di legge chiaramente crea ulteriormente svantaggio alle aree interne.